vlog. Siamo finalmente arrivati, io e mia sorella, mamma e papà, che poi vedrete. Come potete notare, la qualità video e audio sarà molto migliore, molto meglio, come vi pare a voi, perché sto utilizzando una nuova telecamerina di cui vi parlerò poi in un filmato apposito. Siamo arrivati in piscina oggi, sì, in piscina forever, e vi... Senti, vieni qui, non ti vergognare, vieni. E scopriremo insieme dove siamo capitati e tutto il resto. Adesso andiamo a fare un bel giretto. Prima eravamo, vedete, dentro lo spogliatoio, altrimenti qua mi prendono per scema che giro vloggando, e adesso vi faccio vedere un po' in giro. Allora, andiamo. Dove? Qui dove ceneremo, perché ceniamo anche stasera. Poi qua è non so che cosa sia. Adesso stiamo andando il barbecue, vedete, per magari fare qualcosa preso da casa, una bella braciolata, eccetera eccetera. Poi ci stiamo dirigendo verso l'entrata, come potete notare, tutti i salottini fantastici, vedete che carini che sono. Io e mia sorella vi stiamo facendo scoprire qui angolo bar, l'entrata dove abbiamo lasciato la macchina. Passiamoli verso il vialetto, casomai. Vedete, lì è il vialetto dove si entra verso la piscina. E adesso andiamo, guardate che spettacolo, che posto meraviglioso. Sì, sì, adesso ci passiamo. Questo è l'ingresso della piscina, la biglietteria. E adesso, vedete, ci sta quell'arco, e lì c'è tutta l'entrata della piscina. Questo è il vialone e ci addentriamo verso la piscina. Ci stiamo per addentrare. È spettacolare il posto, è qualcosa di meraviglioso. Vedete che bellissimo arco fatto di foglie, intorno tutto verde, come sentite c'è il rumore degli uccellini, siccome a casa mi mancano, anche qui, che mi rompono le scatole. Però è bello così. Qui sono le scalette che ci portano verso la piscina. La cosa figa è che bisogna passare prima dentro l'acqua gelata per poi arrivare verso tutta la piscina, che vi farò vedere. Qui sì, è per disinfettante, ok. Qui la scaletta e il trampolino e tutta la piscina che si stende, tutti gli ombrelloni. E adesso andiamo a dare uno sguardo. È bellissimo il posto, proprio bello. Maledetta acqua girata, però ragazzi è una cosa veramente igienica allo stato più assoluto. Qua la stupenda piscina che adesso vi faccio vedere. Adesso ci stiamo addentrando, sentite selvaggia tipo opera. Ci stiamo addentrando verso l'ombrellone. Mamma è presa a prendere il sole anche in piscina. Papà è al telefono. Selvaggia non so cosa sta facendo. Erano loro le malefiche pape. E questa è tutta, vedete, l'ombrellone fatto in questo modo di paglia, che è carinissimo. Vedete, proprio figo. Poi sui social l'avete seguito un po'. E questa è tutta l'enorme piscina fantastica, che qui parte dal bordo, cioè entrando da quella scheletta lì, l'acqua è all'incirca 2,50 m, per poi proseguire verso la fine che si abbassa sempre di più, quindi va a gradazione, diciamo, di altezza. Poi tutti gli ombrelloni come questo qui nostro, c'è un bel prato per stare anche lì, mangiare, riposarsi e quant'altro. E questa è tutta la bellissima oasi dove siamo oggi. Poi stasera vi farò vedere tutto il menù pizza, perché ceneremo anche qui. E niente, io sono già bella posizionata con gli occhiali, perché le mie lentiggini sono scoppiate più che mai, ma è normale come cosa. E poi ci vediamo anche dentro l'acqua, dato che mi sono portata la seconda telecamerina, che è acquatica, quindi sarete anche con me lì. Un pesciolino all'orizzonte si sta avvicinando. Ma è un pesciolino della specie Bululu Mega. 97. Esatto. Ah ragazzi, questo è fantastico, è meraviglioso proprio. Vedete? È un qualcosa di assurdo, qui si sta benissimo. Spero che poi non starete morendo troppo di caldo. Io vi sto proprio bene. E adesso facciamo un piccolo saluto. Eccola qui, mia sorella, sono riemersa come le balene e ho ritrovato davanti a me
la mitica selvaggia, soprannominata, ragazzi, lo sveliamo in questo nuovo vlog insieme, Suvi. Quindi la sentirete molto spesso chiamare Suvi. Perfetto, com'è l'acqua? Molto calda. La mia mammina all'orizzonte, come potete notare, che non so cosa sta facendo. Ah, sta prendendo un po' di acqua, evidentemente per l'abbronzatura, anche se a noi dell'abbronzatura non ce ne può fregare di meno. Esatto, a noi ci piace molto l'acqua, vero? Lulume, capo. Lulume, capo. Aspetta. No, chiamami con il mio nome. Vera Azzurra. Borgone mare, tra virgolette, che è diventato piscina oggi. Mia madre che prende il sole, mia sorella che non si sa cosa sta facendo. Giusto?
sto asciugando. Ti sto asciugando come non so che cosa. Mamma. No, azzurra. Cosa prendi? Sto in piscina? Certo. Io sono appena uscita dalla piscina più grondante che mai. Si prende il sole. Sì, si prende. Lentiggini, come potete notare, un'esplosione, sembra che mi si è aperto addosso un barattolo di lenticchie, ma non è così, posso garantirvelo. La piscina che è più straordinaria che mai, e con questo bellissimo ondulato sembra di essere tipo a quei posti Copacabana, non so come spiegarvi, però è bellissimo, qui è una cosa stupenda. Dai, tutto sommato con questi ombrelli siamo a Copacabana, Ibiza, tutto sommato. Peccato che ci troviamo nella località di Selvaggia Bolzano Romano. Quindi siamo in provincia di Roma, molto molto lontana, all'incirca un 64 km da Roma, ma penso anche qualcosa di più. Adesso qui sono le ore, fuso orario di Bolzano Romano, mezzogiorno e 50. Ah no, scusate, il fuso orario non c'è, è come voi l'orario. Piccola parentesi, Selvaggia. Selvaggia saluta, risaluta, di qualcosa di salutare. Ecco, ci ignora completamente, ragazzi. Mia madre ormai è andata. Sono andata sia di cervello che di tutto il resto. No, di cervello no, sono andata a prendere il sole. Sei andata, stai prendendo il sole. Comunque io non vedo l'ora che sia quasi luna, anche se ho già fatto un mega spuntino come sempre, un bel hot dog. Manca poco a luna, un 10 minuti all'incirca, quindi adesso dopo ci trattiremo con tutto il bel borgione frigo che vi farò vedere assolutamente. Un rifornimento stile Enrico Brignano, se avete visto qualche filmato quando le famiglie andavano in vacanza a fare le scampagnate. Vabbè, chiuso questo discorso. E ho mangiato uno dog, mi sono fatta un bel paninozzo con dentro il buster al pollo, giusto per rimanere leggeri, poi subito ributtata dal trampolino in acqua. E 10 minuti e poi vi porterò nell'area picnic dove vedrete cosa questa fantastica mangiando. Area picnic, abbiamo preso posto, come potete notare, e siamo pronti per mangiare. Adesso svegliamo che cosa abbiamo portato dall'enorme borza frigo stile scampagnata alla Brignano, non so se lo conoscete il comico romano, ma sicuramente sì. Vedete il frigo 50x50. Facciamo un piccolo watch in my fridge portatile. Allora, tutti i ghiacci all'interno, affettati, Gatorade, acqua. Poi sopra abbiamo un po' di insalatone, pane. Io sono una gallina perché mi sono portata tipo mais con tonno. E siamo tutti pronti per mangiare. È fantastico perché tiene molto il fresco, ci sono tipo non si sa quanti ghiacci dentro, quindi a posto. Bene, papà si mangia anche il coperchio della scatola e siamo tutti pronti per pranzare. Allora, vediamo. Insalatone misto di patate, sì. Pomodori, cetriolini, tonno. Mais, tonno e uova. E uova. Ok. Papà, uguale, tutti uguali. Solamente io che ti ho fatto la gallinella e ho, ce la fai, ci sbaglio? Sì. Mais e tonno. E noi siamo felici così. Dopo aver mangiato siamo tutti sui social. Qui ci trattiamo bene, papà è andato a comprare una bella birra Moretti. Mamma sta sul telefono, papà sta sul telefono. Siamo tutti, a Roma si dice tronfi, però vi trovo siamo tutti molto pieni. Incominciamo a impararvi qualcosa di romanesco. Servi? Esatto. Diamo qualche parola in dialetto romanesco. Vedete, tutte belle svuotate. Mamma può rimetterle direttamente che sono pulite. Che pulite. L'acqua. Ah, volevo farvi vedere la mia cover di oggi, questa qui super colorata. Ho pensato bene di mettere questa, rimanendo in tema di colori, di felicità, eccetera. Teddy, cosa stai facendo? Facci vedere, possiamo vedere? Prego. Anche Selvaggia è social, su Facebook, perfetto. Ma tanto penso tutti saremo su Facebook. Sto molto molto piena, purtroppo adesso dobbiamo aspettare perché siamo con quelle belle scatoline preparate da mamma sullo stomaco e se ci andremo a buttare adesso penso che una bella marmellatina verrebbe fuori e non è un bello spettacolo. Nel frattempo guardate qui che
ci sono tutti alberi che ci coprono da questo sole che è fortissimo. Nella piscina non si sente il calore, però appena stai fuori si avverte che è proprio bello forte. Sotto questi alberi è fantastico. E il paesaggio, come potete notare, prima non ve l'ho detto, abbiamo l'autostrada che ci passa vicino, e i camionisti quando passano, vedete, passano tutti i camion e ci suonano come per salutarci. È una cosa proprio, cioè è forte per noi che siamo dentro l'acqua, però non tanto per loro, diciamo. Adesso bisogna attendere. Questo è il bellissimo paesaggio che si vede dall'area picnic. Vedete tutti i tavolini dietro alle mie spalle, ma già ve li ho ripresi. Ed è la situazione molto 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 calma. Là è l'angolo ristoro, che poi dove ceneremo stasera, e vi faccio vedere che cosa mangeremo di buono, giusto per rimanere in tema di culinario. Un miracolo. Vedete, l'esplosione di lentiggini continua ancora, è impressionante. Siamo sempre dove stavamo prima. E lo saremo finché non digeriamo. Vedete, alla fine ha sbloccato, lo sapevo. Prima o poi avrebbe cominciato a fare così, poi no, basta, non riprendere. Io voglio andare in piscina ora. Allora, sono appena dentro dell'acqua, come avrete notato. L'acqua è caldissima, qui sono le 2 qualcosa, 2 e mezza, 2 e 40 credo. L'acqua è fantastica, sono occhiata perché non sono più abituata a fare in piscina. E adesso andiamo a fare un po' di giretto sott'acqua, un po' di cose varie. E stiamo registrando con camerina acquatica, infatti vedete. Ecco, come sei? Sopra che cosa? Vedete, sopra al cuscinetto quello lì gonfiabile. E prendi anche il sole in acqua. Il daddy con... immersione, vieni giù in immersione. Perfetto. E sta con la ciambella anche lui, certo. Con gli occhiali da sole e col cappello. Chiaramente. Tutto nella norma. Sentite i camion che ci salutano. Ve lo stavo dicendo anche prima. Perché vedete questa strada che c'è. Eh sì. Che come vedete questa qui sopra davanti a voi è l'autostrada. Quindi Roma-Firenze. E quindi quando ci vedono che siamo in piscina sono gelosi e cercano di attirare la nostra attenzione, ma noi rimaniamo sempre qui. Qua? Sì. Qui? Fatti un po' vedere. Che cosa lanciate qui? Dove? Andiamo un po' in immersione anche con te. Pronta? 1, 2, 3. Perfetto. Spero che queste immersioni pratiche vi piacciono. Già siamo andati un po' prima in immersione e in esplorazione, ho bevuto un po' di acqua. E adesso andiamo un po' in giro come delle buche, come non so, come baccalà, come pescioline, andiamo in giro, girovagando per il mondo, no? Non è la sigla dei Pokémon. E andiamo in giro e nuotiamo in questa bellissima acqua, che è caldissima, è una cosa impressionante. E andiamo. Anche io vado in immersione. 3, 2, 1. E voilà. Siamo ritornati sulla terra. Perfetto. Dopo vedrete, perché c'è un trampolino, servi il quadralo. Lì su, come potete notare, c'è un bel trampolino. Ho già fatto un paio di tubi. E dopo selvaggio mi riprenderà quando sto proprio per lanciarmi. Adesso non mi sembra il caso, dato che è passata un'oretta e mezza da quando abbiamo trampato. E poi vedrete anche la mia bellissima esibizione sul trampolino. Cosa la mia. Va bene. Il nostro pesciolino Ululu Mega è sul trampolino. Tra poco si butterà. Saluta i fans dal trampolino olimpionico alto 40 metri. Anzi.
Com'era lanciarti da 40 metri? 40 metri? Pure 40, quanti metri sono? 1,50 m. Se fa già questo trampolino d'altezza per tutti questi come te. Esatto. Quindi non è stata una emozione molto forte. Vuoi provare? Ti riprendiamo anche a te in diretta? No, la ringrazio. Pensi di fare il tentativo? Non cagarti addosso, se fa già. Questa la taglieremo. Nana, questo lo lasceremo. Signori, vediamo! Sul trampolino Mululu Makeup 97. Bordo piscina. I nostri eroi. Riemerge Azzi, riemerge papà. Per quanto ci riguarda il bagno è terminato, perché adesso dobbiamo asciugarci per il fatto che stasera rimaniamo a cena qui e vloggerò anche lì per voi. Adesso momento gelato, come vi stavo dicendo, non mi ricordo se già ve lo stavo dicendo oppure no, comunque. Allora, Pontis per selvaggia. Ho preso invece un gelato emoji e mi è capitato questo qui, il furbetto. Vedete, molti molto carini, sono più che carini, sono buonissimi. Da come ho potuto capire sono cacao e vaniglia, sì, infatti. Qua dice bastoncini da collezionare, ma direi che più che bastoncini da collezionare, adesso vi faccio vedere. Bastoncini da collezionare, bene, non ce ne può fregare di meno. L'importante è che il gelato era buono. E mamma, ghiaccio alla menta. Un bel ghiaccio. Aspettiamo la cena, siamo un bel po' cotti dal sole, dal fatto che abbiamo nuotata più in un posto, però ci siamo divertiti. Siamo nello spogliatoio perché la giornata sta quasi per terminare, ma non del tutto. Siamo tornati con abiti normali, però siamo rimasti con le ciabattelle, vedete? Dobbiamo cambiarci e metterci le scarpe. Io anche mi sono cambiata, come potete notare. I capelli un po' messi in questo modo, dato che è quasi ora di cena e dovremo andare qui al ristorante per cenare, e vi vloggerò anche lì. Allora, è stata una bellissima giornata acquatica, infatti mi dispiace anche un po' aver lasciato la piscina. Come potete notare, guardate le mie lentiggini quante sono, impressionante, potete notare, è impressionante, sono un'esplosione e mi sono anche un po' rossa, anche se io ho della abbronzatura, devo dirvi la verità. Perché su di me sta, non mi ci vedo, è da sistemare tutto il retro spogliatoio, diciamo, e poi ci addentriamo nella mangiata serale. Siamo a tavola, ce l'abbiamo fatta, eh? Si mangia. Si mangia. Levati questi occhiali. No, cara. Sempre la sofisticata, mami. Sì, certo. Mostra la tovaglietta e tutto il resto, è tutto il corredo da tavola. Qui dentro ci sono le posate, vabbè, non serve che le facciamo vedere. No. Una tovaglietta dall'aspetto casual. Diciamo, ricorda un po' stile natalizio questo rosso, vero? Rosso Natale. Rosso Natale, peccato che stiamo in riva, no al mare, ma in riva alla piscina. In riva alla piscina. In riva alla piscina. Papà è tornato con l'arredamento della tavola, tutto rosso. Babbo Natale. Rosso e bianco. È intonato con la tovaglietta, è tutto perfetto, vedete che carina? C'è scritto pasta, maccheroni, progetto, la pesce, lasagne, ti fa venire ancora più fame, più di quanto uno non ne ha. Spacchio, funghi, porcini, cannelloni. Più di quanto uno non ne abbia. Diga, progetto. Sì, sì, mamma, basta, altrimenti già stiamo con un buco allo stomaco, come tutta la piscina. No, come tutta la piscina. E basta, attendiamo che arrivi qualche cosa, abbiamo fame. A tavola è arrivato un bellissimo tagliere misto, formaggi, salumi e quant'altro. E qui una focaccia straordinaria. Calda. Calda, caldissima, e siamo pronti finalmente per cenare. Anche le pizze sono arrivate, io una bella margherita, qui capricciosa. Questa è la tavolata vista dall'alto. Poi vedremo che cosa succederà. E con questa ultima ripresina del posto, del luogo, se vi suggerisci dove siamo stati, termino il mio bellissimo vlog. Spero vi sarà piaciuto quello lì, era il nostro tavolo, vedete dove abbiamo mangiato, proprio in mezzo al prato. Spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima.